Se lei perde le elezioni a Trieste, capoluogo della sua regione, questo è un avviso di sfratto che varrà fra 2 anni, lei e chi con lei e chi per lei tornano a casa. Quindi l'importanza di questa partita a Trieste non è soltanto di dire che bravi che siamo, che belli che sono, cos'altro, è il problema di riuscire a dare l'avviso di sfratto che è fondamentale, perché la regione ha massacrato questa città in questi anni. Anche se il sindaco di questa città era della stessa parte politica, come sappiamo tutti, della signora Serracchiani. Quindi noi dobbiamo fare tutto quello che possiamo, dobbiamo tentare di fare tutto quello che possiamo. Per... E poi bon! Arrivare Renzi in Porto Vecchio, che secondo la maggioranza attuale è un tema che vi divide. Ma no, non è che ci divide, vedo Renzi che è come gli aerei di Mussolini, parliamo sempre della stessa cosa, firmiamo protocolli su protocolli come l'acqua del mare, quindi sì, mi pare che qua non ha mancato nessuno di venire per il PD, abbiamo ministri, abbiamo sfilate di ministri continua, quindi sì, evidentemente la difficoltà emerge proprio dalle personalità che è in grado di portare in città. Temete possa portare anche qualche punto percentuale in più per Cosolini? Non so, per come si sta comportando Renzi rispetto al paese, non so se questo gli porterà bene. Ma se a questo sindaco che in questo momento continua a comandare così bene, o insomma, come volete dire meglio o peggio voi, la nostra città, se che mollasse il film